ami il vino? Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Buongiorno cari amici di Wine Soundtrack, sono qui con Marco Antonelli dell'azienda omonima. Marco Antonelli, salve Marco, ci vuoi parlare della tua azienda? Ciao a tutti, io sono Marco Antonelli, produco vino in Olevano Romano da qualche anno ormai, diciamo da circa 7-8 anni. E comunque abbiamo una cantina che è storica, che portiamo avanti in famiglia da più di 3 generazioni. E noi siamo ad Olevano Romano, siamo in provincia di Roma, Roma Sud, e produciamo prettamente cesanese di Olevano Romano. È un vitigno autoctono che viene prodotto da sempre in Olevano e che noi produciamo attualmente in 3 etichette che hanno, diciamo, spaziano un pochettino da un vino ad uso quotidiano fino a una riserva per le grandi occasioni. Va bene, senti Marco, ma quante bottiglie producete l'anno circa? Beh, noi siamo molto piccolini, produciamo in tutto 12.000 bottiglie mediamente, e che diciamo attualmente è il massimo che riusciamo a produrre sia con le nostre vigne che con la nostra cantina. L'obiettivo sarebbe quello di aumentare ancora un po' la produzione per arrivare intorno alle 20.000 bottiglie, per avere così poi un'azienda capace di essere indipendente anche a livello economico. Ma gli ettari che avete sono in espansione? Quanti ettari avete al momento? Per ora abbiamo 1,5 ettari di proprietà e 2 ettari in affitto che ormai coltiviamo da diversi anni. Il fatto è che nonostante siano ben 3 ettari e quindi normalmente capaci di produrre circa 25.000 bottiglie, non ne producono più di 12.000, in quanto sono vigne che noi abbiamo recuperato molto vecchie, storiche, che diciamo ci permettono di produrre dei vini di qualità molto importanti, però con rese molto molto basse. Quindi attualmente per 3 ettari, ma è come se fossero circa 1,5 ettari di un'azienda normale. Certo, e senti, per quanto riguarda invece le vostre vendite, più in Italia o più all'estero? Attualmente il nostro mercato di riferimento è quello nazionale, lavoriamo circa la metà del prodotto, lo vendiamo su Roma e quasi il resto, il totale del resto lo vendiamo in Italia. Abbiamo da poco instaurato dei rapporti con dei piccoli importatori, piccoli appunto capaci di essere soddisfatti dalle nostre produzioni, e quindi riusciamo così ad avere dei contatti con piccoli importatori locali che ci permettono di raggiungere dei mercati tipo Stoccolma oppure Berlino, qualcosa a Parigi, ma parliamo veramente di quantità che forse una piccola enoteca sarebbe in grado di già commercializzare su Roma. Va bene Marco, allora intanto ti auguro di aumentare le tue vendite anche all'estero. E adesso basta insomma con la burocrazia, passiamo alle domande un pochino più personali per far capire chi è Marco. Il tuo primo ricordo legato al vino? Beh, questa è una bella domanda. Io sono nato il 19 settembre del 1975 e in genere le vendemmie iniziavano circa a fine ottobre qualche anno fa. E mia madre mi racconta che a circa un mese ero nella culla sotto i filari di cesanese ad Olevano e loro stavano vendemmiando, e credo che il mio ricordo è fuso in questo, quindi forse già 2 anni, 2 anni e mezzo ero già in vigna con mio padre, con mia madre o nella cantina di mio zio. Insomma, è qualcosa di talmente legato alla nostra storia che farei fatica a inserirlo a livello temporale in una data certa, però credo, ecco, forse da sempre in culla insomma. Senti, mi leggo a questo per farti una domanda relativa al consumo del vino, parlando di un consumo responsabile, e secondo te, se vogliamo pensare all'avvicinamento di un minore o di un figlio al vino, c'è un'età per poterlo fare, e se sì qual è? Sì, c'è un'età e credo che questa sia adulta, un'età adulta ma non maggiorenne, cioè non bastano i 18 anni. Secondo me il vino va apprezzato con la maturità, il vino non è una bibita, è un qualcosa che con sé porta una storia, porta un territorio, porta un'economia, nel caso dell'Italia, un'economia nazionale, e quindi diciamo che il vino deve essere
il giusto accessorio nel momento di una festa, oppure può essere ben bevuto in un'ottima compagnia, ma tutto questo con la consapevolezza che non si sta bevendo una bibita distrattamente che serve poi a riempire qualche ora una serata. E quindi secondo me io metterei un limite a 30 anni forse per iniziare a bere il vino, e credo che questo sia fondamentale. Molto spesso capitano dei ragazzi che vengono ai banchi di degustazione ad assaggiare il vino e a me fanno molta rabbia, perché sono distratti, non hanno né conoscenza e né voglia di capire o di imparare quello che stanno bevendo, e quindi per loro è un bianchetto, un prosecco. La cosa più bella è un prosecco, a me chiesto nel Lazio molte volte, e sono cose che danno molta rabbia. Quindi c'è un aspetto morale, c'è un aspetto sanitario, un aspetto consapevole, e quindi il vino va bevuto in un'età matura. Poi la maturità non è data dall'età anagrafica, naturalmente, quindi può darsi che ci sono anche ventenni capaci di apprezzare e ben gestire l'alcol e il vino. Va bene Marco, allora continuiamo con le domande, insomma, sempre sul personale. Secondo te però invece un astemio che si perde non bevendo vino? Bah, io lo sono stato per molti anni e sì, nonostante tutto non apprezzavo il vino, non mi piaceva nemmeno l'odore, nemmeno l'odore nel bicchiere sporco di vino, e poi forse sono maturato, sono cresciuto come dicevo prima, e piano piano ho iniziato ad apprezzarlo. Quindi forse un astemio non si perde niente tecnicamente, avrà altro, diciamo, per apprezzare o condividere le più belle stagioni della vita, però magari, ecco, forse si perde un minimo di storia italiana, almeno quello sì. Poi è talmente profondo il mondo del vino che si può arrivare a conoscere tramite esso territori, oppure molto molto di più, andando a poi a scoprire le persone, le famiglie che ci sono dietro al mondo del vino. Quindi ecco, forse si perde più che il bicchiere tutto quello che c'è dietro. Certo, assolutamente. Senti, invece se ti, così cambiando proprio completamente discorso, parlando un po' di social, perché ultimamente il mondo del vino, è inutile negarlo, corre tantissimo sui social, e i veicoli sono tanti, nel senso che ci sono canali quali Twitter, Instagram, Facebook. Secondo te qual è quello che veicola meglio il vostro prodotto, se c'è poi, insomma, se voi lo utilizzate, e se c'è, oltre ad essere, qual è, insomma, uno di questi canali, se voi siete più attivi o passivi, cioè siete più postate molto immagini, insomma, racconti, eccetera, oppure siete più fruitori di quello che vi offrono questi canali? Beh, per quanto riguarda il mondo social è evidente che attualmente è il canale principe della comunicazione, noi lo usiamo moltissimo, e sia in modo attivo che passivo. In modo passivo carpiamo dalla rete molte informazioni, molte informazioni da altri produttori che ormai siamo diventati amici. Inizialmente eravamo amici a livello digitale, poi ci siamo conosciuti nelle degustazioni, quindi si sono poi da lì instaurati nuovi rapporti. E credo che il mondo social, se ben gestito e ben utilizzato, è un ottimo canale di comunicazione, permette di portare al consumatore finale parte di quelle storie, di quella giacchetta che gira attorno al mondo del vino, che altrimenti si fermerebbero durante la filiera. Quindi per me è molto importante che un consumatore abbia la consapevolezza di acquistare un mio vino, e nel farlo in qualche modo sta condividendo il mio progetto, quindi vede passo dopo passo quello che succede nella vendemmia, nella potatura, il freddo, la nebbia, la cantina. Quindi il social è fondamentale. Io sono nato con il mondo social tramite Facebook, poi ho integrato un pochettino con Instagram, e poi ho scelto di fermarmi, di non andare oltre con altri strumenti. E credo che quello più di impatto sia Instagram, vedendo la profondità di raggiungimento dei contatti e delle condivisioni e diciamo delle reazioni alle nostre comunicazioni.
mentre quello che preferisco è, di più è Facebook, che in quanto ha una più normale gestione, cioè si crea un gruppo effettivo, più stabile, che poi ti segue nel tempo, mentre Instagram è molto veloce sia nel dare che nel perdersi, quindi credo che insomma tra le due preferirei Facebook, ma quello più efficiente attualmente è Instagram. Va bene, senti, adesso mi allaccio per una domanda tra virgolette spinosa: esistono gli influencer, e se sì, influenzano veramente i consumi e la produzione? Bah, diciamo che esistono a livello anagrafico sicuramente, e influenzano dal mio punto di vista no, e ci sono delle persone molto influenti che non si autodefiniscono influencer, che invece hanno un grande carisma su molte persone per capacità, e evito di fare qualche nome, ma qualche personaggio che io ho conosciuto ha fatto noto agli onori della cronaca, ha diciamo suscitato in me molto fascino, persone capaci di comunicare che poi ci hanno coinvolto in alcune degustazioni e hanno in quel modo influenzato la platea, perché capaci e non modaiole, o perché ne collocate diciamo in una trama di contatti più importanti, ma veramente o si è persone addette ai lavori e capaci, oppure no, non esistono per me. Perfetto. E senti, invece adesso ti faccio l'ultima domanda un po' più seria, poi giocheremo un po', e sempre rimanendo allacciati a questo discorso della comunicazione del vino. Ogni anno escono guide specializzate, escono punteggi, insomma critiche del settore sia in Italia che all'estero. Cosa ne pensi? Cosa c'è dietro? E se effettivamente in quel senso questo tipo di pubblicazioni spingono i consumi? Rispondo all'ultima domanda, no, non spingono i consumi. Esistono delle guide sicuramente viste come critica nel mondo del vino, hanno sicuramente un piglio sui produttori perché in qualche modo le utilizzano come unità di confronto, di misura. Non sono capaci di veicolare invece un mercato economico, quindi a meno che legato alla guida non ci sia uno sconto in cantina, o piuttosto non ci sia una possibilità di partecipare a un evento in modo più gratuito o esclusivista, per quanto riguarda altro non credo che abbiano molto interesse. E anche noi abbiamo inviato recentemente campioni alle guide, lo abbiamo fatto perché così si fa, ma non avevamo aspettative, diciamo. Sono per me semplici semi che si posizionano nel terreno della vita economica di un'azienda, e che magari ogni tanto qualcuno di questi fiorisce, quindi ogni tanto arriva l'enotecario che per caso ha letto un'informazione che supporta magari qualcosa che già aveva visto o sentito e può essere di aiuto. Ma ultimamente mi sembrano più elenchi telefonici che guide di settore, insomma. Bene, identificazione curiosa. Allora, senti, allora come ti ho promesso cominciamo a giocare. Partiamo dal vino che preferisci in azienda, cioè qual è il vino che preferisci tra quelli che produci tu? So che è sempre una domanda spinosa, quasi a richiedere qual è il tuo figlio preferito, però te la faccio. E qual è il più costoso? E poi continuiamo a giocare. Beh, non è facile, però diciamo che c'è un vino che più mi rappresenta, questo sì, che poi è anche quello più costoso. È un caso questo, giuro. E è Cosmos. Cosmos è un'etichetta che nasce da una scommessa. Abbiamo preso in gestione appunto quei 2 ettari di vigneto su in montagna, un posto assurdo da gestire. Quanti metri? E, diciamo, se è sulle pendici del Monte Scalambra, è circa 500 metri di quota, però diciamo noi diciamo di montagna perché da lì parte il Monte Scalambra, che arriva fino a 2000 metri, 1600 metri, 1800 metri. Però il terreno è calcareo, è povero, le vigne sono molto vecchie, erano ex conocchie, quindi piante che sembrano più dei serpentoni, non hanno un sistema di allevamento effettivo, e in mezzo ci sono piantati degli ulivi, insomma un posto che è molto bello, molto romantico, ma poco facile da gestire. E produzione d'ettaro di circa 18 quintali che noi vinifichiamo in cru, e nasce questa etichetta
che però ha bisogno poi di tempo. E come dice un nostro carissimo amico Walter Massa, per fare del buon vino ci vuole la cadrega e quindi ci vuole il tempo. E questa etichetta fa 12 mesi in acciaio, 18 mesi in botte grande, per poi finire ancora per 12 mesi in bottiglia e poi finalmente possiamo assaggiarlo. È il prodotto più difficile che facciamo, è quello che più mi piace, che più mi rappresenta e che è quello più costoso. Perfetto. Senti, invece Marco, al di là dei propri vini, insomma, la propria produzione, che preferenze ha? Bianco, rosso, bollicine, rosato? Beh, io ho un carattere forse meteoropatico, non lo so, e viaggio e spazio, diciamo, nel mondo del vino. Ci sono periodi in cui bevo solo bianco, periodi in cui bevo solo dei vini di determinate aree geografiche. E non è una scelta, è una cosa che mi è successa, quindi poi l'ho percepita solamente successivamente, analizzando il fatto che era un periodo che bevevo dei vini del Trentino piuttosto del Piemonte piuttosto del Lazio. E credo che ci sia un vino per ogni occasione, non ce n'è uno per tutte, e quindi scelgo di volta in volta. Bene, senti, invece per gli abbinamenti sei uno che sperimenta o sei un tradizionalista, quindi carne con rosso, bianco con pesce? Noi abbiamo un'etichetta che si chiama Il Fresco, è un rosso cesanese, che nasce come sostituto al bianco e molti dei nostri clienti lo abbinano al pesce e quindi non sono tradizionalista né io e né i miei vini. Perfetto, senti, invece se ti chiedessi un vino per sedurre una donna, sei sposato, magari qualcosa che hai utilizzato per sedurre tua moglie? Purtroppo un Barolo, tutto inizia con un Barolo, però non lo so, dipende, probabilmente un mio vino. Va bene, senti, invece domanda curiosa, se ti chiedessi se c'è un VIP che tu ammiri, che ti piace particolarmente, in generale, insomma, una persona nota, se così venisse paparazzato, cosa vorresti tu vederli bere e cosa, quindi con cosa vorresti che fosse fotografato tra i tuoi vini? Ma un VIP... Uomo, donna, scegli tu. Sì. Beh, con una bella bottiglia di Nuvole. Un bianco macerato, quasi orange, con un'impronta un po' più difficile, quindi che va un vino che deve essere capito e quindi in qualche modo crea ancora più immagine rispetto a un VIP che potrebbe avere un aspetto banale con un Barolo piuttosto con un vino più blasonato, ecco. Presumo una donna vorresti vedere allora, una bella donna? Beh, certo, quello sempre. Va bene. E non credo tu abbia tantissimo tempo libero, ma se riesci ad averne, come lo usi? Sei sportivo? Insomma, o comunque, come utilizzi il tuo tempo libero e se hai degli hobby? Allora, noi viviamo in campagna e la nostra casa sta sopra la cantina e la nostra vigna sta intorno alla casa. Quindi diciamo che normalmente tutto quello che facciamo lo facciamo in funzione di quello che è la nostra azienda, quindi il nostro sport è la campagna, non facciamo sport esterni, diciamo così, canonici. E no, non diciamo, ecco, viviamo molto in natura, il tempo libero lo viviamo proprio per come beneficio al rilassamento del corpo dopo molte fatiche fatte in vigna, ecco. Va bene, senti, invece se ti chiedessi così, una domanda futurista, se ti chiedessi tra 300 anni se si berrà vino, tra 1000 anni se si berrà vino, se sì, quale vino? Io penso di sì, e non sarà di certo il nostro di adesso. Ci saranno delle evoluzioni importanti, come ci sono state negli ultimi 2000 anni. Si è passato dal vino dei Romani, con tutti gli intrugli che utilizzavano, acciughe e quant'altro, ad oggi.
e credo che il vino stia evolvendo. Vedendo quello che oggi il mercato, probabilmente andranno per lo più vini freschi, di facile beva, poco interessanti a livello di complessità, di difficoltà, e vini un po' più veloci, più sbarazzini, meno alcolici sicuramente, e non per forza frizzanti, visto adesso le mode del momento. Credo che ci sarà comunque un'evoluzione molto importante. Senti, un rosati, visto le mode del momento. Sì, certo. Va bene, senti, se ti chiedessi qual è il consiglio più importante che ti hanno dato nella tua vita, qual è e chi te lo ha dato? Mio padre. E il consiglio era di non fare il vino. Oggi, dopo aver intrapreso questa attività, capisco che cosa volesse dire. E fare il vino non è una scelta economica, non c'è nessun conto economico che quadri con nessun tipo di investimento. E il rischio è elevatissimo. E come dice mia madre attualmente, che è in vita, è un ufficio all'aperto, quindi fino all'ultimo giorno non sai se vendemmi, non sai che cosa succederà, e quindi fare il vino non è facile. Credo che forse non sia mai esistita una stagione perfetta, e tutto questo però lo capisci solamente una volta che lo fai, perché a vederlo da fuori fare il vino sembra un po' l'albero della cuccagna, insomma, no? Un mondo che tira, un mercato che funziona, tutto molto bello, molto bucolico. E poi quando ti ci trovi dentro ti accorgi che non è bucolico, è bello sicuramente, ma in alcuni aspetti, altri sono molto complessi. E quindi sì, forse mio padre non aveva tutti i torti, però giustamente io oggi fumo, lui non fumava, mi diceva non fumare, insomma la cosa è piuttosto complessa. E quindi va bene così. Quello è il consiglio più importante, che naturalmente ho disatteso, e oggi sono contento di averlo fatto però. Va bene Marco, adesso una domanda di un mio interesse personale. Ti è piaciuta l'intervista? Molto. In genere queste interviste programmate, diciamo, sono molto imbarazzanti e anche piuttosto difficili da gestire, perché in fondo noi facciamo il vino, è difficile fare altro. E invece è stata una bella chiacchierata, mi ha fatto molto piacere. Quindi presumo sarai stato sincero. Molto. Va bene, allora grazie mille a Marco Antonelli e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Wine Soundtrack. Alla prossima intervista. Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter, oppure visita il nostro sito www.winesoundtrack.com.